Benvenuti nel mondo degli orologi Custos. Custos è un marchio svizzero di orologi di lusso fondato nel 2005 da Sassoon Siermakes e Antonio Terranova, con sede a Ginevra, in Svizzera. L'azienda è famosa per la sua filosofia di design innovativo e l'utilizzo di materiali moderni e di alta qualità come il titanio, il carbonio e la ceramica. Gli orologi Custos sono progettati per essere eleganti, robusti e di alta precisione. L'azienda produce una vasta gamma di orologi da uomo e da donna, tra cui il popolare modello Challenge, con una cassa tono e una grande finestra a forma di ferro di cavallo che mostra il movimento automatico all'interno. Altri modelli di punta includono il Jetliner, il Rebel e il Chrono 2. La maestria artigianale e l'attenzione ai dettagli sono una caratteristica distintiva degli orologi Custos. L'azienda si impegna a utilizzare solo materiali di alta qualità e a garantire una produzione sostenibile. Ogni orologio è realizzato a mano da artigiani esperti, che garantiscono la precisione e la durata degli orologi. Il modello Challenge, ad esempio, è molto popolare tra gli appassionati di orologi per la sua cassa tono e la grande finestra a forma di ferro di cavallo che mostra il movimento automatico all'interno. Questo orologio è disponibile in diverse varianti, tra cui il Challenge GT, il Challenge Chrono 2 e il Challenge Twin Time. Il Jetliner, invece, ha un design più futuristico, con una cassa in titanio e una lunetta in carbonio. Il Rebel, invece, è un orologio da donna con una cassa in titanio e un quadrante decorato con diamanti. Questo orologio è disponibile in diverse varianti, tra cui il Rebel Diamonds e il Rebel Jewelry. Il Chrono 2, infine, è un orologio da uomo con un design più classico, con una cassa in acciaio e un quadrante disponibile in diversi colori. In sintesi, gli orologi Custos sono sinonimo di lusso, design innovativo e attenzione ai dettagli. L'azienda continua a innovare e a proporre nuovi modelli, mantenendo sempre la qualità dei materiali e l'artigianalità nella produzione.